Ciao, sono Fondatti e per me le cose da difendere sono principalmente la libertà e la voglia di continuare a fare opere d'arte. Questi sono maledetti giorni. Ultima pagina di questa puntata spinosa di cose da difendere. Cambiamo decisamente il registro, ci trasferiamo a Napoli, andiamo all'Università Federico II, dove incontriamo, telefono facendo, appunto, come direbbe lui, evviva la tecnologia. Ritroviamo un volto e un nome che ricorre spesso anche in televisione. Cito testualmente per evitare gaffe. Professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Scienze Sociali alla Federico II di Napoli, dove insegna tra l'altro teorie tecniche della comunicazione e comunicazione e culture giovanili. Al telefono con noi Raffaele, anche detto Lello Savonardo. Ciao, buonasera. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Sono felice, diciamo, di questo confronto su Grazie. temi che mi sono sempre Eh cari, diciamo così. certo, una volta parlando con un giornalista di Napoli, e, tra l'altro quando lavoravamo alla promozione di Beat Generation del disco, perché in tutto questo Lello Savonardo è anche un artista in prima linea, un cantautore, insomma, con questo giornalista di Napoli mi disse: "Ah, ma tu conosci O Professor?" Ti chiamano così. Sì, devo dire che appunto qualcuno mi chiama anche il sociologo cantautore, perché come dicevi giustamente, io, diciamo, molto spesso alterno la mia attività di docente universitario, di ricercatore, di professore, con quella di artista, cantautore, musicista, e molto spesso faccio incontrare le mie passioni, quella del sociologo e quella del musicista, perché per esempio dalla mia tesi di laurea sui nuovi linguaggi musicali a Napoli, in particolare sugli Almamegretti 99 Posse, fino a Beat Generation il libro, in realtà poi in qualche modo ho sposato i miei interessi per la musica con quelli della ricerca, tant'è vero che il libro Beat Generation, Culture Giovanili, Creatività e Social Media, poi ha ispirato il disco omonimo Beat Generation, che è un album musicale che racconta proprio le nuove generazioni Always On, con vari artisti, da Edoardo Bennato a Yalma Magretta, da Maurizio Capone a Gianluca Triplavitiello, fino ad arrivare a Ciccio Merolla e a Derrick De Kerkhove, addirittura il guru della comunicazione digitale, che apre, diciamo, un brano Always On recitando dei versi della canzone. Quindi, diciamo, questo connubio tra musica e ricerca mi accompagna da sempre. Beh, il cappellino che hai appena sintetizzato in modo violento dà un'idea, insomma, della grande carriera e di una biografia che è difficilmente arginabile, soprattutto in una intervista radiofonica. Hai fatto tantissime cose, tantissime pubblicazioni, andate, compitino per casa, andate in rete, cercate, non finirete mai di trovare. Tra l'altro, c'è un passaggio che lo voglio sottolineare, perché ci sono queste lezioni, incontri che negli anni hai anche fatto attraverso la raccolta di voci importanti della canzone. Tra l'altro c'è un progetto, si titola I linguaggi della creatività, dentro ci troviamo Dalla, Bennato, Ligabue, Jovanotti e quanti altri. Insomma, di cosa si tratta? In realtà i linguaggi della creatività oggi è un corso online che troverete su Federica Web Learning, cioè federica.eu, che è il portale di e-learning della Federico II di Napoli. Quindi, diciamo, è un MOOC, cioè un corso online che racchiude 6 lezioni sui linguaggi musicali, le trasformazioni culturali, il passaggio dai vecchi ai nuovi media e la musica come elemento, diciamo, di riflessione sui mutamenti. Ma in realtà questo corso online, che vede, diciamo, al mio fianco
artisti come Jovanotti, Ligabue, Edoardo Bennato, Alex Britti, ma anche Lucio Dalla e Mango, in realtà è una raccolta di conversazioni che io ho fatto con questi artisti nel corso di 15 anni, partendo appunto da Mango e da Lucio Dalla e arrivando a Jovanotti, dentro l'università, cioè un ciclo di seminari che si chiama I linguaggi della creatività, fatto nelle università, diciamo nelle aule universitarie della Federico II di Napoli, e che ha visto protagonisti questi artisti in conversazioni sui mutamenti, sulle trasformazioni, sui linguaggi, sulla creatività, sull'innovazione, e che vede anche il punto di vista dell'artista oltre che dell'accademico su temi importanti, temi sociologicamente rilevanti. Quindi io a un certo punto con Federica Web Learning abbiamo, insieme al direttore di Federica Web Learning, abbiamo deciso di raccogliere, sistematizzare queste conversazioni, e con delle mie lezioni introduttive in video riproponiamo le video conversazioni con questi artisti in ogni lezione, discutendo di industria culturale, di contaminazioni culturali, di tecnologie, di mutamenti e di linguaggi musicali. Quindi abbiamo Lucio Dalla che parla di creatività come patologia che genera caos, oppure Jovanotti che preferisce la parola creatività, la parola invenzione, e ne dice in qualche modo la sua. Certo. In realtà siamo con Ligabue facciamo un parallelo tra le teorie sull'incertezza di Bauman e canzoni come Almeno Credo, oppure tra palco e realtà, la canzone di Ligabue diviene in qualche modo un escamotage per parlare di scena e retroscena secondo Goffman. Quindi è un'occasione questa, soprattutto per studenti appassionati, di andare a, diciamo, attraverso i linguaggi della creatività, ad approfondire alcuni temi anche dal punto di vista dell'artista che li commenta, su questo corso online accessibile a tutti. Basta iscriversi a federica.eu I linguaggi della creatività, Lello Savonardo, ed è assolutamente uno strumento utile non solo per studiare ma anche per divertirsi, se vogliamo. Che meraviglia, che meraviglia. Senti, arriviamo invece all'oggi. Tra l'altro ti pesco alla fine di una giornata ricca di presentazioni, perché è appena nato dal fresco di pubblicazione questo libro Generazioni Digitali per Egea Distribuzione Editore, e le innovazioni tecnologiche, la cultura, le sue dinamiche oggi, quindi anche l'interfacciarsi con le nuove generazioni, i nuovi mezzi, i nuovi linguaggi, ma un focus, anche se non erro, su come istituzioni appunto come l'Università di Napoli proiettino nella propria didattica l'innovazione, l'utilizzo di queste nuove frontiere di tecnologia, giusto? Sì, in realtà generazioni digitali con la A di generazioni grande, perché appunto fa riferimento anche alle azioni rivolte ai giovani e alle attività, alle buone pratiche di iniziative che sono, diciamo, orientate alle nuove generazioni. Quindi generazioni digitali sia per raccontare i giovani del terzo millennio, e quindi quella che ho definito appunto la Bit Generation, che socializza, comunica, crea attraverso il web e la rete, ma anche per raccontare buone pratiche di azioni della Federico II, dell'Osservatorio Giovani della Federico II, ma anche di altre iniziative che la Federico II mette in campo, dalla formazione a distanza appunto del portale Federica Web Learning fino a alcune ricerche interessanti che ci hanno permesso di indagare il rapporto tra giovani e media digitali. Quindi il libro Generazioni Digitali racconta non soltanto le ricerche, ma anche alcune azioni che generano innovazione nella didattica, nelle culture giovanili e nei linguaggi, tenendo conto sempre che i giovani sono protagonisti dei mutamenti e sono al centro di tutte le attenzioni dell'Osservatorio Giovani, che racconta le proprie esperienze attraverso il team dell'Osservatorio dentro questo libro. E allora scendiamo proprio nel tema dei giovani, di queste nuove tecnologie. Mi dai un assist importante, perché io voglio fare un po' di domande spigolose, ma non per fare della critica, piuttosto per darti l'opportunità di svelarci la chiave di lettura, perché spesso vedo questa nuova scuola, tra anche amici e professionisti del settore, in cui la lavagna per esempio si sostituisce in un gigantesco tablet, in cui si scrive sempre di meno con la mano ma sempre di più con una tastiera, spesso neanche fisica ma virtuale,
in cui ci sono sempre meno libri in luogo di smartphone e ricerche in rete. Tu cosa ne pensi? Sì, io penso che siamo dinanzi, è inevitabile che la riflessione sulla pandemia, sul Covid, sì, in qualche modo condizioni anche questa nostra conversazione, perché siamo dinanzi a uno spartiacque. Certo. Lo sviluppo delle tecnologie digitali sta generando mutamenti, trasformazioni anche nella didattica, e non è un caso che Beat Generation, il mio libro, parla di questo nel 2013, e sì, che ne so, che Federica Web Learning, il portale didattica a distanza, tra l'altro più importante italiano, ma anche tra i primi in Europa, sia attivo da 10 anni. Ma oggi con il distanziamento sociale, con la pandemia, con il Covid, con lo smarrimento individuale e collettivo, il disorientamento che ha generato la pandemia, ma anche con la necessità di risolvere il problema del distanziamento sociale, la DAD, cioè la di formazione a distanza, è diventata centrale anche nel dibattito pubblico. Certo. E quindi alcuni strumenti, tecnologie digitali che prima erano sembravano di nicchia o comunque centrali per i giovani, ma non avevano assunto ancora quel valore sociale, culturale, educativo che oggi stanno assumendo, oggi sono diventati centrali. È chiaro che il futuro io lo immagino come un sistema misto di pratiche e di approcci tradizionali alla didattica che si sposano in modo contaminato, se vogliamo, con le nuove tecnologie e l'uso delle tecnologie digitali. Quindi mi immagino che, superata la pandemia, superato questo momento di crisi profonda, noi non torneremo indietro, ma arricchiremo le nostre pratiche comunicative e formative anche attraverso le tecnologie digitali, senza però rinunciare alla presenza, senza rinunciare al contatto fisico, al rapporto personale diretto dell'aula, perché i giovani soprattutto hanno bisogno di nutrirsi anche di contatti, di abbracci, di baci e di relazioni interpersonali che siano anche fisiche, oltre che intellettuali o di comunicazione a distanza. Professore, muoviamoci su un territorio altamente minato. Io, per esempio, nel mio piccolo vedo queste tecnologie, anzi in particolare l'abitudine nel come usarle, queste tecnologie, un portatore sano di impoverimento, ma questa è la mia opinione. Faccio un esempio, è tra l'altro accaduto proprio ieri. Specie, come si scrive? Con o senza i? Mi chiedeva il tale. No, chiedevo ad un tale, e il tale rispose: beh, ma cosa importa, tanto mica lo devo scrivere con la penna, oramai ci sono i correttori automatici, io scrivo quel che pronuncio, poi se la vede lui. Ora, questa è una banalità, una sciocchezza, ma penso che sia un seme di una povertà che raccoglieremo forse domani. Lo vediamo nelle nuove generazioni che, tra l'altro, davanti a un foglio bianco non sanno, spesso i miei nipoti, i bambini o anche persone più adulte, diversamente si trovano in difficoltà. Allora, qualcuno ha evidenziato questo problema, interessante, te lo rigiro. I nuovi strumenti ci sono, ma non c'è qualcuno capace di educarci all'utilizzo. Quindi siamo davanti a questa pericolosa deriva? Allora, siamo dinanzi a un momento in cui è importante essere consapevoli delle trasformazioni che sono in atto e fare in modo che le istituzioni culturali, che le famiglie, che gli adulti siano in grado di affrontare tali, sì, trasformazioni, perché i giovani per la prima volta forse riescono ad insegnare qualcosa agli adulti, cioè nel senso che i giovani sono molto più predisposti all'uso delle tecnologie digitali, sono più capaci di cogliere i mutamenti, le trasformazioni tecnologiche, e quindi molto spesso appunto sono i giovanissimi che insegnano ai nonni di come utilizzare il computer, il telefonino, eccetera. Questo non significa
che abbiano, diciamo, la consapevolezza sia dei rischi che delle opportunità degli strumenti. Semplicemente, certo, per loro è il mutamento accelerato, è un qualcosa di diciamo di naturale. Le tecnologie digitali ci sono, le adottano e le usano nelle loro pratiche quotidiane. Il problema è capire come insegnare loro non soltanto la possibilità e la consapevolezza e la capacità di filtrare il rischio dall'opportunità, ma anche, diciamo, trasmettere loro le competenze digitali che servano anche in una prospettiva futura, sia professionale che di lavoro. Allora le istituzioni culturali devono porsi il problema di trasmettere non solo competenze digitali, ma anche consapevolezza e coscienza critica nell'uso delle tecnologie digitali ai giovani. Allora questo significa anche però educare gli adulti, educare le famiglie, certo, trasmettere una nuova consapevolezza e una nuova cultura che, ahimè, non è più non si può più arrestare. Siamo dinanzi a una situazione di evoluzione costante delle tecnologie, anzi siamo agli albori di un'evoluzione molto più diffusa, che sarà molto più capillare, molto più accelerata per il futuro, e allora dobbiamo essere in grado di capire come trasferire ai giovani la consapevolezza attraverso la cultura, attraverso i saperi, attraverso la conoscenza, attraverso le competenze, la consapevolezza di come gestire i mutamenti e quindi anche le tecnologie digitali. È difficile, è una sfida complicata, sfida dell'università, è una sfida della scuola, è una sfida degli adulti e dei giovani e dei genitori. Dei giovani lo è perché sono in costante crescita, per cui ogni novità per loro è una sfida, ma noi dobbiamo essere in grado di trasmettere come adulti e come istituzioni, di trasmettere loro la capacità di cogliere gli aspetti positivi, le criticità, i rischi e quindi anche le opportunità delle tecnologie digitali. Non è semplice, ma e in questo si perderanno sicuramente delle cose e se ne acquisteranno altre. Parlo pure appunto della profondità o della consapevolezza della scrittura, ma muteranno probabilmente le priorità e acquisiremo nuove priorità e nuove prospettive, però sicuramente c'è un mutamento in atto con tutti i suoi rischi e con tutte anche le opportunità che esso comporta. Io adesso mi rivolgo a Lello Savonardo, cantautore, in quanto tale, al di là del suono digitale che spesso ti caratterizza, la parola è uno strumento importante. E torniamo al discorso di come educarci alle nuove parole, perché un po' come fantasticava Orwell nell'84, nel romanzo 1984, c'era questa neolingua. Oggi in realtà vediamo questi nuovissimi protagonisti delle nuove generazioni parlare una lingua sempre più comune, sempre più, ahimè, povera, conforme a sigle piuttosto che a parole. C'è un impoverimento pazzesco della lingua. Io vedo mio nipote, quando gioca a Fortnite parla come sembra veramente un rapper. Allora, da cantautore, non senti l'impoverimento delle, cioè tutto questo discorso di nuove tecnologie, in realtà non trovi che stia portando di fatto a un impoverimento? Talvolta dobbiamo ribadire che le tecnologie sono uno strumento, certo. Poi siamo noi, certo, uomini e donne, a riempire di contenuti o a usare gli strumenti, diciamo, in funzione di evoluzioni della specie o involuzioni di essa. Però c'è da dire anche che ci sono fasi e fasi. È chiaro che i cantautori degli anni 70 usavano i versi delle canzoni per raccontare non soltanto se stessi, ma anche i mutamenti sociali, per trasferire un impegno politico, culturale, civile, che in qualche modo poi negli anni 80 è sembrato in qualche modo affievolarsi, orientandosi un po' di più a verso quello che sembrava essere l'edonismo regaliano, l'immagine come
diciamo, che in qualche modo sembrava privilegiare, diciamo, tutte le caratteristiche del look, ma meno la profondità delle parole o delle, diciamo, dei contenuti di una canzone, per esempio. Sì. Negli anni 90 invece c'è stato una sorta di ritorno alla protesta con le posse, con i primi rapper, con i 99 posse che, diciamo, usavano, riscoprendo il dialetto, le canzoni, e diciamo le ritmiche, di quel genere musicale, per poter, diciamo, rivendicare un malessere, per protestare, creare dissenso, così come negli anni 90 quell'onda posse, quell'onda rap ha caratterizzato un po', sì, tutto. Sì. Diciamo la scena musicale, fino a fare in modo che il rap fosse da linguaggio di nicchia, fosse sdoganato a Sanremo. Pensiamo soltanto a Rocco Hunt, che racconta la sua esperienza, diciamo, di giovane delle periferie, probabilmente anche lanciando un messaggio sociale, però lo fa, diciamo, dal palco di Sanremo e così via, gli altri rapper, fino ad arrivare alla trap, che in qualche modo, più che esprimere un impoverimento del linguaggio, sembra esprimere un impoverimento dei contenuti, sì, e dei messaggi sociali, perché se le posse negli anni 90 esprimevano protesta, dissenso contro il malaffare, contro il razzismo, contro la disoccupazione, per a favore, diciamo, dell'integrazione, eccetera, oggi sembra che il successo, i soldi, le donne, la misoginia siano i contenuti del linguaggio dei trapper, diciamo, sì, così facciamo. E allora è questo che mi preoccupa, non tanto il linguaggio, perché il linguaggio muta, si trasforma, sì, si impoverisce, ma si arricchisce di un mistilinguismo che tiene conto del dialetto dell'italiano, dell'inglese, dei linguaggi del web, della rete, uh-huh, insomma si trasforma come ogni cosa, perché noi, come direbbe Simmel, viviamo un fluire incessante, in un mutamento perpetuo. La nostra vita è una continua trasformazione, anche di tutto ciò che è classico, che poi si trasforma e diventa qualcosa di inedito e, forse diverso da come la tradizione, lo professa. Però sostanzialmente il problema sono i contenuti. Allora è anche qui un problema di educazione, di cultura, di trasmissione dei saperi, di trasmissione dei profondi contenuti che la storia, la cultura, anche nell'arte, ci racconta e ci esprime, e che dovremmo in qualche modo trasferire. Cioè, secondo me, la vera arma per far crescere la civiltà è la cultura, trasmettere saperi, trasmettere conoscenze, che poi si trasformano in processi trasformativi, innovativi, verso nuovi linguaggi, ma mantenendo il valore, il senso di una profonda cultura. Secondo me questo può aiutare anche la musica a dire qualcosa di più della viva, voglio andare in discoteca, con la tipa e con la ganza, insomma, cioè, sì, un linguaggio che poi alla fine non sembra nemmeno essere corrispondente ai giovani tutti, ma solo ad una parte, diciamo, di quelli un po' più superficiale, perché quando si parla di giovani si pensa sempre agli epifenomeni, cioè a quelli che delinquono, a quelli che trasgrediscono, certo. Ma la maggioranza dei giovani è colta, si informa, è curiosa, naviga in rete per conoscere, oltre che per, diciamo, fare la cosiddetta acchiappanza, insomma. Quindi mi piace, c'è un momento, sì, di cambiamento che dobbiamo cogliere, insomma, con tutti i suoi rischi. Mi piace la tua chiave di lettura, che è abbastanza ottimista. Abbiamo prima parlato con Claudio Sottocornola, poi con Antonello Cresti, che invece hanno una hanno la mannaia in mano contro quello che sta accadendo, ma in realtà, e in un certo senso, come dargli torto? In realtà, per esempio, la curiosità. Ecco, la curiosità sembra essere inesistente. Io parlo nel mio quotidiano, penso che vado dritto per la mia strada, faccio queste trasmissioni, non so quanti dei miei tanti amici che cinguettano interesse poi alla fine abbiano ascoltato. Si fa, per esempio, tanta attenzione alla disattenzione
che c'è per esempio nella nuova comunicazione del web. Mi capita spessissimo di scrivere, che ne so, come sottolineava anche Antonello Cresti, domani ci vediamo alle 19 per una pizza, poi commenti sotto a che ora. Cioè, c'è un flusso di informazioni talmente costante e invasivo che alla fine si perde la capacità di restare attenti. E allora la domanda è invece che ti rivolgo, per esempio sull'estetica dei messaggi, scrivere qualcosa scritto in modo appariscente altrimenti passa e nessuno lo legge, quindi in barba al contenuto meglio darsi all'estetica. Quindi la domanda è: ci arrendiamo, ci pieghiamo a curare appunto l'immagine piuttosto che il contenuto, o secondo te esiste la luce in fondo a questo tunnel che da più parti si disegna? Guarda, io più che essere ottimista, sì, ritengo che le vere rivoluzioni, ma le chiamerei evoluzioni, della specie dipendono proprio dai giovani, dalle nuove generazioni, sì, da sempre. Cioè, sono proprio i conflitti generazionali, gli scontri tra gli adulti e le nuove generazioni, ma anche, diciamo, i processi trasformativi che i giovani determinano, che talvolta portano verso progresso, innovazione, nuove idee e quindi trasformazioni e cambiamenti anche positivi oltre che negativi. Certo. Ma come per ogni fase storica vi sono aspetti positivi e opportunità che il mutamento genera, così come le criticità e i rischi. Sta a noi poi essere capaci di, diciamo, fare sì che le nuove generazioni acquisiscono competenze, capacità critiche, riflessioni, e per esempio questa trasmissione, come tanti altri prodotti culturali che, diciamo, aiutano a riflettere, questa trasmissione può essere un utile strumento per quei pochi magari che ascolteranno le nostre riflessioni e ci penseranno su, ma che secondo me poi potranno diffondere ciò che in qualche modo è la riflessione critica. Per cui la riflessione critica è un seme che una volta che ci sono persone che lo distribuiscono, poi in qualche modo porta dei frutti. Che bello. E allora anche se noi siamo pessimisti su quello che vediamo, io credo che dobbiamo continuare a trasferire questa coscienza critica attraverso i semi da distribuire nel mondo. E allora te la devo per forza chiedere, la tua personale ricetta quotidiana da applicare per fare in un certo modo una difesa del nostro potere critico, comunque per star bene all'interno di queste nuove rivoluzioni. Io sono fortunato perché non soltanto ho un punto di osservazione privilegiato, perché avendo a che fare tutti i giorni con dei giovanissimi miei studenti, ma anche come coordinatore dell'Osservatorio Giovani della Federico II, che studia la condizione giovanile, in realtà ho modo di studiare, di capire, di comprendere, sì, i mutamenti proprio che passano attraverso i linguaggi giovanili, le forme, i comportamenti attraverso cui i giovani si esprimono, e quindi posso dire che sicuramente studiando e anche avendo a che fare con i giovani ho la possibilità di capirne le dinamiche relazionali, di coglierne i linguaggi espressivi, ma anche i rischi, le patologie. In generazioni digitali è presentata la ricerca sui comportamenti online degli adolescenti, sì, si parla di cyberbullismo, di sexting, di web reputation, cioè della reputazione che nasce attraverso l'essere sui social. Insomma, temi che possono sia essere molto rischiosi esprimere il rischio, che magari talvolta modalità di costruzione delle identità giovanili. Ma del resto, avendo io la fortuna di fare, no, di avere, diciamo, di essere un professore universitario, quindi una professione che secondo me è tra i mestieri più belli al mondo, cioè quello, sì, di poter trasferire le conoscenze, sì, i saperi. Nel mio quotidiano io cerco di trasferire non tanto le verità, le nozioni, ma il dubbio,
e di seminare quella coscienza critica nei giovanissimi o nei giovani che sono i miei allievi, i miei studenti, perché è proprio attraverso il dubbio e non le verità che si ritengono assolute, ma attraverso il dubbio che è possibile scoprire le novità e andare oltre. Vero. E quindi io quello che cerco di fare è trasferire una coscienza critica ponendo dubbi e interrogativi ai miei studenti. Questa è una bella ricetta. E adesso arriviamo a Lello Savonardo, invece cantautore, perché del 2015 il disco Beat Generation gioca appunto con questa assonanza tra Beat Generation di un tempo della fine degli anni 60, insomma Beat invece come proprio Beat digitale. Esatto. E arriviamo a parlare di Always On, l'abbiamo citata prima, sì, perché arriverà un video, giusto? Sì, in realtà io tra le tante esperienze, diciamo, di questo disco Beat Generation che raccontavo, sì, prima, tante collaborazioni con artisti di altissimo livello, io, diciamo, sono fiero di aver in qualche modo fatto recitare i versi della canzone Always On in Beat Generation al guru della comunicazione, l'erede intellettuale di Marshall McLuhan, che è Derek De Kerckhove, uno dei massimi esperti mondiali di culture digitali. Okay. E poiché ho avuto la fortuna di lavorare con lui, perché lui per un periodo della sua vita è stato ordinario alla Federico II con un rientro dei cervelli, perché era il direttore del McLuhan Program a Toronto, poi insegnava in vari altri contesti del mondo, e quando l'abbiamo in qualche modo chiamato per dei convegni, lui si è in qualche modo innamorato di Napoli e abbiamo chiesto a lui, con il rientro dei cervelli, di essere uno dei nostri docenti, professori. E con lui abbiamo attivato una serie di ricerche, studi, approfondimenti sulle culture digitali. E quando io ho deciso di rifare un disco, sì, come musicista e cantautore, tra gli altri ospiti, Edoardo Bennato, con cui ho scritto L'Equilibrista, sì, una canzone in cui lui suona anche l'armonica e scrive il testo, e diciamo sostanzialmente che è raccontata anche da un bellissimo video, che chiaramente con la regia di Barbara Napolitano, la regista della Rai, che ha coinvolto i giovani del conservatorio in quel progetto per realizzare un video che diventasse anche un'occasione di formazione per i giovani, ma che ne so, Edoardo Bennato, Yalma Megretta, come dicevo prima, sì, o anche Ciccio Verolla. In realtà poi dentro questa compagine, diciamo, di artisti del disco, che è un concept album cross mediale dal libro al disco fino, sì, a passare dei video, io ho chiesto a Derek De Kerckhove di esserci, di raccontare con un verso della canzone quella che è la generazione Always On, cioè dei sempre connessi, che quando ho scritto la canzone e il disco, ho realizzato il disco, diciamo, era un esempio di come la Beat Generation si esprimeva attraverso il web e la rete. In realtà oggi Always On è una condizione necessaria per la pandemia e per il Covid, per cui il ritornello fa Always On, we are, we love, we live, we dream, always on, cioè noi viviamo, sogniamo, dormiamo, amiamo, sempre connessi, sempre, sì, diciamo, sì, attraverso le tecnologie digitali. È una canzone che sembra visionaria, raccontare quello che poi è successo. Certo. E allora ho deciso in questi ultimi mesi di pensare di coinvolgere anche Derek in questo e di realizzare un video, un concept video che racconta attraverso la canzone questa generazione, ma anche tutto quello che stiamo vivendo in questo momento. Che bello, che bello. Resterei ad ascoltarti per ore e ore, soprattutto perché ci dai una ventata di aria positiva su uno scenario che da più parti viene decantato con troppa ombra di quello che merita. Quindi noi ce l'andiamo ad ascoltare Always On, ma prima di chiudere la domanda marzulliana che faccio, sì, a tutti i nostri ospiti per Lello, sì, Savonardo oggi. Quindi, quali sono le vere cose da difendere? Bella domanda. Ecco. Le vere cose da difendere, l'autenticità, cioè la capacità di essere se stessi fino in fondo, al di là degli strumenti con cui comunichiamo,
nelle relazioni umane e salvaguardare le relazioni umane, perché noi costruiamo la nostra identità nel rapporto dialogico con l'altro, e quindi l'altro per noi è più importante. Certo. È assolutamente importante, e più importante di tante altre cose, perché ci permette di costruire la nostra identità, la nostra esperienza identitaria, quindi il rapporto con gli altri, e anche superando i limiti che ci hanno reso disorientati e smarriti del Covid e della pandemia, noi dobbiamo spingere l'acceleratore per recuperare la dimensione umana e le relazioni sociali. Grazie Lello, grazie. Faremo tesoro, farò tesoro di queste parole, grazie. Grazie a te. E allora ci andiamo ad ascoltare questo Always On, brano tratto da Big Generation, disco del 2015 di Lello Savonardo. Noi siamo arrivati alla fine, vi ricordo che questa puntata torna in replica domenica sera sempre alle 21.30, ma ritroveremo anche i podcast naturalmente sul sito www.rtradioterapia.it alla voce podcast, o sulle trame digitali di Radio Loud all'indirizzo www.loud.it. E come di consueto vi lascio alla terapia di blues curata dai Dagored, e noi ci ritroviamo giovedì prossimo per una nuova puntata di Cose da Difendere. Ciao! Iperattivo, interattivo, io cognitivo, io sono vivo. Ti regalerò un anello al naso, ornamento al centro del tuo viso, come fanno in tutte le tribù, gli uomini e le donne a Timbuktu. Ti regalerò un anello al naso che trasmette impulsi al dispiacere. Mi regalerò una connessione che naviga verso il centro del sapere. Un anello virtuale, microfono delle tue parole che scorrono dentro le mie vene, mi stringono a te come catene. Always on, we are. Always on, we live. Always on, che ci sei anche tu tra i dispersi della web tribù. Mi regalerò un anello al naso anche se ti può sembrare strano, per comunicare al mondo intero la mia condizione di straniero nel flusso delle immagini.